Un messaggio destinato a raggiungerti proprio ora. Che messaggio ha l'universo per te? Che messaggio ha il destino per te? Ovviamente questa lettura dei tarocchi è interattiva, tu dovrai cercare di interpretarla sulla base di quelle che sono le tue esigenze particolari. I tarocchi parlano per metafora e ovviamente ognuno ha la sua situazione, per cui metaforicamente potrà cogliere dei risultati anche importanti. I tarocchi danno delle indicazioni, non sono il destino, ma danno delle indicazioni utili per poter cambiare, fare dei cambiamenti, ottenere dei risultati. Il destino non è scritto, ma ci sono delle linee di probabilità, come direbbe la fisica quantistica. Quindi a questo punto partiamo. Un messaggio destinato a raggiungerti proprio ora. Scegli o il Buddha per la prima stesa, o la piramide per la seconda stesa, oppure la stele per la terza stesa, e vediamo qual è il messaggio, che cosa ti vuol dire l'universo, quali sono le cose che ti raggiungeranno, ti accadranno. Quindi partiamo dalla stesa del Buddha. Per chi sente una particolare attrazione verso il Buddha, scelga il Buddha. E salutiamo anche la rana. Ricordo che ovviamente i tarocchi, le letture dei tarocchi sono valide nel momento in cui vengono viste, mai nel momento in cui vengono fatti. E quindi a questo punto partiamo con il Buddha. Ricordo a tutti di mettere un like, che non costa niente, e fa girare il video, quindi mettete un like. Ricordo anche che chi volesse fare una donazione al canale può cliccare sul tastino col dollarino e fare una donazione. Chi vuole abbonarsi al canale, basta che va nella home page e clicca sul tastino abbonati. Inoltre, sul mio canale Massimo Tramasco ci sarà da questa sera il seminario, la lezione, e quindi chi per caso volesse partecipare, ovviamente poi saranno lunedì e giovedì, basta che va sul canale Massimo Tramasco e fa l'abbonamento base. E partiamo, vediamo cosa ci dicono i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Qual è un messaggio destinato a raggiungerti proprio ora? Parliamo e andiamo a vedere, quindi, un messaggio destinato a trovarti proprio ora. Lettura dei tarocchi senza tempo. Ai ai ai! Questa volta, cara signora Longhi, mi è caduta sul pisello. Allora, ci sono due. Allora, avrai dei grossi cambiamenti. Diciamo enormi cambiamenti, abbiamo la morte, abbiamo la torre e abbiamo però abbiamo anche il Papa. Quindi enormi cambiamenti che faranno, potrebbe essere una fine di una relazione, un'interruzione di un lavoro, un'interruzione di un rapporto, di un'amicizia, ma sono due carte che, seppur uscite al contrario, indicano un'interruzione di qualcosa, quindi qualcosa che stai facendo finirà fondamentalmente, e però diciamo che avrai il supporto o di una persona con un'elevata carica spirituale, diciamo, una persona solida, non tanto solida praticamente, ma emotivamente solida, oppure potrai essere tu quella persona solida. Quindi un messaggio destinato a raggiungerti proprio ora, l'area che tu hai pensato, non so che area hai pensato, oppure puoi pensare ora a un'area della tua vita, quella che probabilmente è più critica, avrà una brusca interruzione. Quindi se fosse quella sentimentale affettiva, due carte del genere rappresenterebbero sicuramente la fine di una relazione, ma come dire, quando c'è una fine c'è un inizio anche da un'altra parte. Cerchiamo di approfondire un po' con gli arcani maggiori e minori dei tarocchi, cioè i tarocchi di Marsiglia. Vediamo un po' che ci dicono anche i nostri tarocchi di Marsiglia. Salutiamo anche la nostra Betty Cottage. Cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia? Quindi in questo caso veramente una situazione bella tosta. Scegliamo le prime tre carte e vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Una rottura, un cambiamento,
Beh, insomma, sì, direi che purtroppo qua sembrerebbe andare dalla parte dell'interruzione di una relazione sentimentale affettiva, perché ho una relazione che pensavi partisse e non parte, perché abbiamo le coppe, l'asso di coppe e il tre di coppe che rappresentano un po' l'amore, l'affettività, ma sono uscito al contrario, quindi amore che se ne va. Affettività che se ne va. E anche abbiamo poi l'eremita che invece rappresenta proprio la ricerca interiore, quindi probabilmente dovrai fare una ricerca interiore, ma lasciare andare queste situazioni che potrebbero essere o una situazione che finisce, sentimentale affettiva che finisce, o una situazione che in realtà non parte neanche, che tu pensavi partisse, ma in realtà non parte. Perché da parte di questa persona nei tuoi confronti diciamo che non ci sono sentimenti o comunque non ci sono sentimenti importanti, insomma, quindi una situazione complessa, estraiamo una carta anche dei tarocchi del transurfing, giusto per avere anche un'informazione dai tarocchi del transurfing e vediamo che ci dicono, prendiamo una carta dei tarocchi del transurfing. Beh, abbiamo l'intenzione interna, la ricerca dell'amore, quindi ti sta dicendo che una storia d'amore finirà e potrai ripartire però a ricercare proprio questa carta qua, guardate, la ricerca dell'amore. Quindi questa interruzione ti porterà però la possibilità di ritrovare un nuovo amore, una nuova situazione. Quindi probabilmente da un punto di vista sentimentale affettivo le cose diciamo, avranno un'interruzione, ma vediamo qualche suggerimento, qualche consiglio con i tarocchi Zen, con i tarocchi Zen. Ma non è così negativa una relazione che finisce. Molti vedono la negatività in una relazione che finisce, ma in realtà nulla finisce perché tutto cambia, tutto si trasforma. Finita una relazione, finita la festa, gabbato lo santo, finita una relazione. Morto un re, se ne fa un altro. E guardate, non ci posso credere. È uscita la torre anche qua, che sarebbe qua il fulmine, quindi proprio un'interruzione. Cioè, i tarocchi anche a livello incrociato lo dicono, quindi viviti l'interruzione, chiudi sta cosa, cerca di mettere intensità e non avere una rigidità morale eccessiva. Quindi, cari amici che avete scelto il Buddha, cambiamenti drastici in amore, probabilmente sarete lasciati, perché la Torre al contrario, più che voi che lasciate, indica che sarete lasciati o che comunque non avrete, diciamo, non sarà una relazione che parte perché la controparte, diciamo, non vi prenderà in considerazione. Quindi, salutiamo Roxy, quindi diciamo che una relazione che finisce, però per una relazione che finisce c'è sempre un qualcosa che inizia. La vita è fatta così, tutto quello che finisce poi inizia di nuovo in modo diverso, anche la nostra vita stessa, io credo che diciamo si trasformerà in qualcos'altro. Allora, vediamo invece perché ho scelto la stesa della piramide, quindi un messaggio dall'universo, un messaggio per te destinato a trovarti proprio ora, lettura dei tarocchi senza tempo, un messaggio destinato a trovarti proprio ora, lettura dei tarocchi senza tempo. Vediamo quindi che ci dicono in questo caso, partiamo sempre dagli arcani maggiori dei tarocchi e vediamo cosa ci dicono. Mescoliamo, salutiamo Maria Lombardi. Quindi questo è un punto cruciale perché si possono, diciamo, nella stesa della piramide del Buddha c'è una grande interruzione di un rapporto d'amore che magari durava nel tempo, magari non era neanche iniziato e finisce. Ognuno sa qual è la sua situazione, per cui ognuno può cogliere. Però diciamo che, come dicono anche, ti hanno detto anche i tarocchi Zen, rinascerà, ripartirà qualcos'altro. Tagliamo e vediamo, scegliendo le prime tre carte, che ci dicono le prime tre carte. Io non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere, abbiamo di nuovo la torre.
Oggi è un destino beffardo. Abbiamo una nuova torre e un progetto che non va in porto e anche una situazione un po' manipolativa. Diciamo, speriamo a questo punto speriamo nella stele. Anche qua, diciamo, situazione molto difficile che bisogna in qualche modo intraprendere. Quindi c'è anche qua un qualcosa che si interrompe, un qualcosa che non va avanti. Potrebbero essere anche qua l'amore, potrebbe essere un lavoro, potrebbe essere un'altra situazione. Diciamo, fare attenzione a persone comunque che potrebbero manipolarti, potrebbero in qualche modo rovinarti un po' le uova nel paniere. E un progetto, fai attenzione perché rischi che non si realizzi. Quindi tu sai che progetti stai portando avanti, quindi mettici più energia, mettici più forza. Perché, come dicevi, i tarocchi non è che rappresentano destino, rappresentano delle indicazioni, no? Che noi possiamo sfruttare per trasformare gli eventi. Quindi nulla è definitivo, tu hai libero arbitrio, tu puoi agire e trasformare le cose. E salutiamo Crazy Robby e vediamo che ci dicono anche. Quindi anche in questo caso però facciamo prima un approfondimento con i tarocchi di Marsiglia. È una situazione anche questa molto molto diciamo bruttarella, però diciamo le cose poi possono attecchire, possono cambiare, poi abbiamo sempre la possibilità, quindi è importante sapere per poter trasformare. Beh, qua abbiamo anche qua delle carte che non è che sono il massimo, però perché abbiamo un po' di volontà carente, quindi dovresti ripristinarti un po' la volontà perché risulta volontà carente e il 10 di bastoni sono un po' i problemi, mentre il 3 ricorda un po' la triade, diciamo, energia passionale, sentimenti e razionale, quindi spirito, emozioni e istinto. Quindi, diciamo, dovresti cercare di utilizzare queste tre frecce del tuo arco per requisire un po' di volontà e il 10 di bastoni rappresentano dei problemi, insomma, che possono manifestarsi. Vediamo, cerchiamo di capire, magari estraiamo una carta ancora dai tarocchi del Transurfing, ne prendiamo una. E abbiamo anche questa, il custode dell'anima, il portiere dell'eternità. Vedete, questa è una figura anche un po' inquietante che ti fa capire che potresti essere dominato diciamo, dalla paura, no? Vedete? Quindi devi cercare di non avere paura e di guardare oltre e di impegnarti però affinché queste rotture non si verifichino più di tanto. Vediamo qualcosa ancora, qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen. Che ci dicono i tarocchi Zen? Scegliamo le prime tre carte, andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi Zen. Allora, beh, i suggerimenti qua non è che sono il massimo, però sono tradizionali, devi trovare la tua armonia interiore, devi avere una coscienza, cioè una consapevolezza cosciente e sviluppare creatività per trovare diverse chance, diverse possibilità. Sì, è interessante questa carta. Vediamo adesso la stesa della stele. Vediamo la stesa della stele. Vediamo la stesa della stele perché ho scelto la stele. Qual è il messaggio? Qual è il destino? Diciamo, un messaggio destinato a trovarti proprio ora. Lettura dei tarocchi senza tempo. Un messaggio destinato a trovarti proprio ora. Lettura dei tarocchi senza tempo. Partiamo ovviamente con le solite carte degli arcani maggiori dei tarocchi e vediamo che cosa ci raccontano gli arcani maggiori dei tarocchi. Cosa ci raccontano gli arcani? Mescoliamo. Cosa ci raccontano gli arcani maggiori dei tarocchi? Mescoliamo le carte. E mescoliamo le carte. Tagliamo.
e scegliamo le prime tre carte. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Ma qua direi che le cose vanno decisamente meglio, diciamo. Abbiamo un progetto invece che va a termine, se supererai qualche difficoltà iniziale. Abbiamo l'appeso, ma l'appeso è uscito al contrario, quindi l'appeso è uscito al contrario. Non è un grosso problema, sono solo delle piccole interferenze e quindi avrai comunque a che fare con persone che avranno un'introspezione forte, che avranno un buon controllo personale. Quindi in questo caso il progetto che tu stai portando avanti, se lo innaffierai, se lo nell'area della vita, qua non è specificato un'area, vediamo se poi viene fuori con gli altri arcani maggiore e minore dei tarocchi, se ci dà qualche informazione ulteriore. Comunque, da questo punto di vista, le cose stanno andando meglio, diciamo, perché perlomeno un obiettivo viene raggiunto. E vediamo, grande crezi, vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia, quindi questi arcani maggiori o minori dei tarocchi di Marsiglia. Gli arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia. Mescoliamo, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. 1, 2, 3. Vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Allora, beh, diciamo che le cose qui stanno andando sicuramente per un verso migliore perché abbiamo, allora, il re, abbiamo le coppe che sono i sentimenti, quindi abbiamo addirittura il re di coppe. L'otto di coppe e un cavaliere di denari, no? Quindi in questo caso manca probabilmente la parte un po' più legata all'istinto, però ci sono sentimenti e c'è anche comunque una stabilità. Il cavaliere di denari rappresenta un po' la stabilità anche su un piano economico, non è quindi alcune cose che potevi cercare da un punto di vista economico, parzialmente le realizzerai, e comunque i sentimenti sono solidi, insomma, in questa situazione potrebbe essere un'amicizia, un amore, un qualcosa del genere, hai la solidità di sentimenti, per quanto riguarda le finanze o la stabilità, l'impegno, da quel punto di vista lì, non è al top, ma non è anche una schifezza, insomma. Vediamo anche qua una carta del Transurfing, cosa ci dice una carta del Transurfing, ne scegliamo una a caso, ed è una carta molto interessante questa, è la fede, la carta della fede, che ci dice fondamentalmente che è la fiducia in se stessi, la fiducia che deve avere anche nella protezione, vedete che c'è un angelo, che in qualche modo ti protegge, tra virgolette, quindi la fede in questo caso è soprattutto però la fede nelle proprie chance, nelle proprie possibilità, la fede in se stessi. Cerchiamo di approfondire con gli arcani, qua li abbiamo già visti, cerchiamo di vedere ancora qualcosa con i tarocchi Zen, un suggerimento dai tarocchi Zen di Osho. Quindi cerchiamo di capire come possono evolversi le cose con i tarocchi Zen di Osho. E vediamo un po', tagliamo, vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen. Scegliamo le prime tre carte. Allora, beh, sì, abbiamo dunque. Direi che allora ci sarà comunque una trasformazione, un cambiamento che devi saper gestire. Mantieni dei rapporti amichevoli con le altre persone e cerca di vivere appieno le tue emozioni, quindi la pienezza emotiva. Quindi suggerimenti, diciamo, di buon senso che però fanno capire che, insomma, perché ho scelto la stele, le chance di raggiungere i propri obiettivi ci sono con il giusto impegno. Perché ha scelto la piramide e il Buddha, la situazione è più difficile, però non è detto che una persona non possa cambiare, perché noi abbiamo sempre il libero arbitrio, quindi puntiamo nella direzione in cui vogliamo andare. Se
c'è qualcosa che non va, cerchiamo di cambiare rotta, cambiare strada per dare una direzione migliore.